Storie di castelli, storie di mistero. A Foz di Novo, Castello dei Malaspina. Storie di presenze. C'è il respiro di una donna, c'è l'immagine di una donna riflessa allo specchio. Ci sono le guerre del Medioevo, spade e sangue, sangue e spade. C'è la famiglia Malaspina, c'è l'amore di una donna, la dannazione. C'è l'amore che si trasforma in tragedia, c'è l'amore che diventa eterno e si fa presenza e rumore e passi che attraversano i secoli. E il castello che vive di questi passi, oggi come ieri. Se novella vera, di Val di Magra o di parte vicina, sai, dillo a me, che già grande la era. Chiamato fui Corrado Malaspina, non solo l'antico, ma di lui discesi. Che la Lunigiana sia in qualche modo terra dantesca è la storia ufficiale a raccontarlo. E nei piccoli risvolti di questa storia ufficiale c'è cascato dentro il paese di Foz di Novo e il suo enorme castello. Foz di Novo è lì, abbarbicato su una collina che la mappa geografica oggi assegna alla Toscana. Ma prima, le linee geografiche erano più sfumate. La Lunigiana era terra di passaggi e di confine. Di gente chiamata Malaspina. E ancora più indietro nel tempo, quando la Lunigiana non c'era, ma c'era l'antica città di Luni. Luni è una importante città romana, è un grande porto, molto legata ad esempio al commercio del marmo, all'estrazione stessa del marmo, che è una delle ragioni fondative anch'esse della storia della Lunigiana, ma è una terra in cui nelle varie epoche, dall'età romana in poi, arrivano quantità enormi di merci, di materiali che provengono da varie parti, dalle isole, dalla Sardegna, dalla Sicilia, ma anche dall'Africa e dall'Asia. Portus Lune, dunque. Città romana, sì, ma città conosciuta già dai greci, che la chiamavano Selene. Non a caso, Selene era la divinità che i romani identificavano con Diana Luna. Qui, fra le dune sabbiose, poco più a sud di La Spezia, sorgeva il porto di Luna, oggi totalmente scomparso. Quel che è rimasto, invece, sono le rovine della città di Luna, costruita a ridosso dell'antico porto, sotto la protezione, naturalmente, della dea Diana. Città importantissima quella di Luna e rigogliosa nelle sue costruzioni. Mura imponenti, edifici pubblici e religiosi, un grosso anfiteatro. Luna era per i romani un punto di snodo, un punto strategico per i commerci, irrinunciabile, dove si stanziarono le nuove classi emergenti dell'epoca. Oltre alle rovine della città sopravvivono alcuni mosaici come quelli della Domus di Oceano, scene di un mare ricco, pescoso, come era il Tirreno a due passi da qui, e lo scherzo visivo di un Sileno, questa figura della mitologia greca che si presta a una doppia lettura, giovane e vecchio, a seconda di come lo si guarda. È da lì che nasce la Lunigiana medievale. In questo luogo si incontravano le due principali strade medievali, le vere e proprie autostrade del tempo. E queste vie, in particolar modo la via Francigena, erano, come anche naturalmente Cammino Santiago, ma la via Francigena era una via non solo commerciale, era anche una via diplomatico-politica. Tuttavia credo che la via Francigena qua attraversi un punto di assoluta peculiarità, perché se prendiamo ad esempio un pellegrino, un viandante,
un mercante che partiva dall'Europa centrale e voleva arrivare a Roma, ci rendiamo conto che fino ad arrivare a Fosdinovo lui non riusciva a vedere il mare. Fosdinovo è citato per la prima volta intanto come Fauce Nova, che potremmo tradurre proprio come nuova foce, nuovo passo. E in effetti è un nuovo passo rispetto al vecchio passo che forse passava appunto da Pulica tra l'Uni e la Lunigiana interna. Per quanto riguarda il castello di Fosdinovo, le sue origini sono da collocarsi nell'undicesimo secolo, probabilmente all'interno di quel fenomeno che viene chiamato incastellamento, che vede un accentramento della popolazione e anche un emergere di una classe dominante, dei signori, dei domini. Ma il castello di Fosdinovo diventò veramente tale con l'arrivo dei Malaspina. Nel 300 questo castello, questo inizio di fortificazione di castello, intorno alla torre di avvistamento, fu acquistata da Spinetta Malaspina. Spinetta Malaspina era un condottiero discendente dalla famiglia dei Malaspina, esattamente di Obizzo Malaspina, che prese la marca da Federico Barbarossa. Fosdinovo e il suo castello sono in una posizione senz'altro strategica e i Malaspina lo capiscono da subito. Che famiglia fu quella dei Malaspina? A snocciolarne nomi e storie, una dopo l'altra si incontrano vicende d'ogni tipo, corte raffinata elogiata da Dante, donne d'un fascino lussurioso, poeti, guerrieri, insomma tutto l'armamentario di un albero genealogico degno di rispetto storico. Malaspina sono i signori che in Lunigiana stanno vivendo appunto nel 200 e poi ancora più nel 300 un momento di particolare fortuna. Sono loro che si impongono su tutte le altre famiglie nobiliari. L'origine di queste famiglie era di gente anche forse prepotente, forte e combattiva. Uno dei più grandi feudatari del basso medioevo italiano fu proprio lui, Spinetta Malaspina. Era un capitano di ventura del 1300 e riesce in qualche maniera a impossessarsi di questo feudo che apparteneva a una consorteria locale, nobiliare, i Bianchi d'Erberia. Da qui parte la sua avventura, ingrandisce il feudo enormemente. Siamo nel territorio di Malaspina, dello Spino Fiorito. Ed è allora che il castello di Fosdinovo comincia a vivere delle sue storie. Alcune reali, altre, secondo alcuni, un po' meno. Ma in questa terra, dove i confini sono così labili, come si fa a distinguere i contorni netti della realtà con quelli sfocati dell'irrazionalità?
Esiste una doppia lettura della storia del castello di Foz di Novo. Esiste la percezione di una presenza femminile. Giacomo Malaspina abitava queste stanze. Giacomo era un uomo duro. I suoi passi decisi disegnavano un'eco solitaria nel silenzio del castello. Di altre famiglie cosiddette premalaspiniane, ha un conflitto molto lungo con il vescovo di Luni, prima, poi successivamente anche con altre forze, le città-stato che nascono tutte attorno. Spine e spade nella storia del castello. In questo conflitto, tuttavia, si mantiene una singolarità della Lunigiana, che è quella per cui le famiglie feudali e i Malaspina nello specifico continuano ad esistere fino di fatto alla Rivoluzione francese e anche all'Ottocento. E di fatto queste famiglie continueranno ad abitare nei numerosissimi castelli della Lunigiana. Dante, in questo intrecciarsi di spade e di spini, che ruolo ha avuto il sommo poeta? Terra di Lunigiana, terra d'antiche presenze, d'antiche culture. L'origine di tutto è la città di Luni, è lì l'origine della nostra storia. Poi verrà la famiglia Malaspina, e gli intrighi, e gli amori, e le vite che sfumano l'una nell'altra, e le guerre, guerre di Medioevo, guerre di lance e spade. Poi verrà Giacomo Malaspina, l'uomo che ingaggiò una guerra psicologica con la propria figlia per costringerla a non amare. Ma non c'è forza che tenga di fronte all'amore, non c'è lancia o spada capace di uccidere l'amore di una donna. Il castello Malaspina è uno dei più grandi dell'intera Lunigiana. Questo lembo di collina è ancora toscana, ma poco più in là già inizia la Liguria. Il borgo di Foz di Novo vive seguendo i battiti del castello, come se quest'ultimo ne fosse il cuore. Così le storie dell'uno sono anche quelle dell'altro. Foz di Novo è uno dei luoghi danteschi più noti. Ma la realtà può essere un gioco. Può essere un gioco di specchi amplificato dal tempo. Un gioco di rimandi e di illusioni. C'è una stanza. No, non quella, un'altra. Che dicono abbia ospitato il poeta. Questa stanza interpretata come la stanza nella quale fu ospitato Dante. Chissà se li ha sentiti anche lui, quel respiro e quei passi. Foz di Novo e il suo castello.
furono teatro di una storia tragica. La moglie di Giacomo Malaspina, Oliva Grimaldi, aveva dato alla luce una bimba dai capelli bianchi, una figlia albina. A quei tempi significava malasorte e stregoneria. La presenza di Dante a Fosdinovo, anche se è, a mio avviso, molto molto probabile, senz'altro non è collegata ai Malaspina, perché quando Dante è qua in Lunigiana per appunto dirimere le controversie tra i vescovi di Luni e i Malaspina, semplicemente a Fosdinovo non ci sono i Malaspina, ma ci sono invece i domini di Faucenova, i signori di Fosdinovo. Tuttavia io credo che Dante non possa essere giunto alla pace che poi ha siglato nel 1306 senza aver consultato in qualche modo i signori di Fosdinovo, che erano importanti vassalli vescovili. Quindi la presenza a Fosdinovo è quasi certa, direi. La presenza all'interno di questa stanza e di questa struttura che oggi noi vediamo invece è più in dubbio, ecco. Ma le storie dei Malaspina non finiscono qui. I rami che man mano crescono nell'albero genealogico di questa grande famiglia aggiungono nomi a nomi, vicende a vicende, come quella che ci allontana dal castello e ci porta dentro la chiesa di San Remigio a conoscere un altro personaggio. Un personaggio importante che sarà il capostipite dei Malaspina che reggeranno Fosdinovo fino alla fine del Settecento, ininterrottamente. Questo personaggio è Galeotto Malaspina. Galeotto Malaspina, a mio avviso, riesce anche a far cogliere l'importanza della famiglia, perché Galeotto era un giudice illustre della città di Verona, legato anche egli agli Scaligeri. Fu un uomo di legge, un giureconsulto più che un condottiero, e portò delle buone norme nel paese, fece delle buone cose, un buon governo, e quindi la popolazione ne fu ben lieta. Ed arriverà a Fosdinovo, dapprima, diciamo, condividendo con i propri fratelli il governo, ma poi da solo, fino alla morte che lo coglierà nel 1367. Giudice illustre, nipote di Spinetta il Grande, insignito del titolo di cavaliere, Galeotto Malaspina è sepolto qui, in un sarcofago di marmo commissionato dalla sua giovane vedova e dai suoi tre figli. Mano abile quella del maestro a cui è stata affidata la decorazione del sarcofago. Tra l'altro è anche Galeotto Malaspina un personaggio molto importante grazie al sepolcro marmoreo che è ancora oggi conservato a Fosdinovo, di pregevole fattura, e che rappresenta la statua del marchese in armi, che è uno dei confronti più importanti per l'armamentario di un cavaliere nel 300. Bracciali, cubitiere, manopole, rivettatura, articolazione snodata, spallacci, copertura delle dita. Era d'uso vestirsi così per combattere nel 300.
essere nata albina e innamorarsi di un giovane stalliere. La Fos di Novo si colloca in una posizione per cui la parte verso il mare ha intanto una differenza, voglio dire, di gradi di temperatura immediata che si coglie subito, ma ha un paesaggio mediterraneo, la macchia, l'olivo, la vite, mentre la parte opposta, sempre dello stesso comune, è invece una terra del castagno, una terra molto più fredda e che è esattamente la stessa di tutto il territorio interno della Lunigiana. Una doppia realtà che si ripete anche nel clima e che rimbomba nelle stanze del castello. A Fos di Novo il legame tra castello e borgo è sempre stato un legame strettissimo. In passato senz'altro perché il castello rappresentava quell'elemento di difesa anche, ma di identità forte di tutto il nostro territorio, un po' perché sede del potere politico, ma anche perché un elemento architettonico ma di grande importanza simbolica. Diciamo che nel tempo Fos di Novo è stato sempre strettamente legato al suo castello. Entrare nel castello significa piombare in un tempo lontano, significa scorrere le vite dei Malaspina che lo hanno abitato, sentirne quasi ancora la presenza, di camera in camera, di letto in letto, di centimetro dopo centimetro. Qui si sono incrociati respiri e sospiri, qui hanno vissuto amori infamanti e tenere speranze, qui paure, minacce, ribellioni, scintille di spade, genitori arrabbiati e ragazze innamorate si sono scontrati gli uni contro gli altri. È l'eterna lotta dei sentimenti che si rinnova ad ogni generazione. È quel morire e far morire che suole aver la gente. È la vita, è la maledetta vita che non riesce a tenersi a bada e vuole a tutti i costi odiare e amare. Bianca Maria Aloisia. Si chiamava così la figlia albina di Giacomo Malaspina, la ragazza che bisognava tenere nascosta. Questa è la storia dei Malaspina di Fos di Novo, delle loro vite, delle loro morti e dei loro fantasmi. Questa è la storia delle loro lotte intestine, di chi vinse e di chi perse. È la storia di un Dante in esilio che fu ospite dei Malaspina, dormì in questo castello. Così vuole la leggenda. Leggenda non confermata, piccolo mistero della grande storia. Questa è la storia dell'unica tomba di un Malaspina che si trova a Fos di Novo. Perché è l'unica tomba? Come c'è finita nella chiesetta del paese? Ed è la storia dell'unico fantasma che aleggia nel castello. Dentro il castello Malaspina, nel piccolo paese di Fos di Novo, in Lunigiana, c'è una stanza singolare. Il letto emana delle onde, come delle onde fredde. Alcuni visitatori avvertono questo movimento ondulatorio e non solo, ma anche respiratorio. Bianca Maria dormiva qui? Chissà qual era la stanza della ragazza, sicuramente non era quella la stanza della ragazza. Nella lunga stirpe dei Malaspina, proprietari del castello, capitò a un certo punto questa sventura. Una ragazza dai capelli bianchi, di cui ancora raccontano fra i vicoli di Fos di Novo. Ah!
Bisognava rinchiuderla, questa ragazza dai capelli bianchi. Rinchiuderla nell'enorme castello affinché nessuno avesse a vederla. I suoi capelli erano una vergogna per questa famiglia di marchesi. Una vergogna e anche una sventura. Gli albini erano segno di mala sorte. Vedrai, vedrai, con questi capelli e questa pelle non potrà che attirare tutti i guai del mondo. È una strega. Dentro quindi va tenuta, dentro. Che il mondo lo veda solo dalle finestre del maniero. Eppure, Bianca Maria si innamorò dell'unico uomo che poteva vedere dalle finestre del castello, lo stalliere. L'unica cosa che poteva fare Bianca Maria era camminare nelle stanze del castello. Non si arrendeva alle decisioni del padre. Non smetteva di pensare al ragazzo di cui aveva incrociato lo sguardo, perdendosene. Ma si trattava di uno stalliere, non adatto quindi a una famiglia di marchesi. Infamia s'aggiungeva a infamia, la mala sorte. Visto che la mala sorte sarebbe arrivata prima o poi, è una strega, non c'è niente da fare. Il castello di Fos di Novo è uno scenario perfetto per un dramma. Ma la verità storica? Dal punto di vista della realtà storica, Bianca Maria Luisa è difficilmente collocabile, anche se è stata variamente identificata con alcuni personaggi realmente vissuti. Ci sono degli elementi che fanno propendere ad una datazione medievale, mentre invece altri fanno propendere a una datazione in età moderna. Ad esempio il fatto che secondo la leggenda sarebbe stata accolta all'interno del monastero di Santa Croce del Corvo è un elemento che fa propendere per una datazione al Medioevo della sua storia, perché il monastero poi viene abbandonato alla fine del Medioevo. Non è servito a niente rinchiudere Bianca Maria Aloisia in un monastero per allontanarla dalla passione. Il padre l'ha fatta tornare nel castello. Ragazza ribelle, accidenti, si è addirittura rifiutata di prendere i voti. Lei, che di speranze nella vita non ne ha per quel suo aspetto malato. Ed è innamorata, dice. Continua a pensare a chi? A uno stalliere. Ma per tutti i diavoli. Uno che guarda in faccia i cavalli. È una disgrazia per l'onorabile stirpe dei marchesi Malaspina. Ora glielo fo vedere io. Chi è suo padre? Glielo fo vedere io se Giacomo Malaspina è o non è in grado di tenere a bada sua figlia e di farle rispettare gli ordini. Seguimi, Bianca Maria. La torretta sarà tutto il tuo mondo, da ora in poi. Ma anche da lì, rinchiusa nella torretta del castello, Bianca Maria Aloisia non rinuncia all'idea dell'amore. Dicono che insieme a lei fossero rinchiusi un cane, simbolo di fedeltà, e un cinghiale, simbolo di ribellione.
sentito dei rumori netti, proprio distinti, aperture e chiusure di cassetti, senza la presenza di nessuno, quindi non li ho visti muovere, ma li ho sentiti. E dicono che Bianca Maria Luisia non abbia mai smesso di vagare nelle sale del castello. Il suo spirito ha attraversato l'intera storia dei Malaspina. È stato testimone dei successi e delle sconfitte del Marchesato, di tutto quello che è accaduto dopo la sua morte, la sua giovane morte. Perché Bianca Maria venne addirittura torturata nel tentativo vano di farle rinunciare a quel suo illusorio e disperato sogno d'amore. Oggi Bianca Maria, in qualche modo, abita il castello. Non sono cose molto precise, sono soltanto delle sensazioni. Le persone hanno avvertito delle onde nella stanza accanto, proprio delle onde addirittura benefiche, come per una possibile cura di raggi benefici, ecco, alcuni lo sostengono, vorrebbero addirittura fare una clinica per curarsi, chissà, forse i dolori. No, ci sono sempre in tante case, ci sono delle onde che vengono dalla geotermia, vengono da sotto, insomma, qui siamo in zona vulcanica. Dunque la verità sta nella terra della Lunigiana. La Lunigiana a cui noi facciamo riferimento è la Lunigiana storica, una terra che va dalla Versilia fino a una parte avanzata della Liguria, fino a Levanto, quindi oltre le Cinque Terre, che arriva in una buona fetta dell'Alta Garfagnana, fino a Piazza del Serchio ed oltre, insomma, comprendendo una grande pieve in quel territorio che è la pieve di San Pietro di Castello, proprio a Piazza del Serchio, e che arriva proprio sul confine, il crinale dell'Appennino. Pian terreno del castello, e alzando gli occhi al soffitto, si vede una macchia. Bisogna strabuzzare bene gli occhi, osservarla con attenzione. Vi si vedono le forme di un cane, un cinghiale e una ragazza. È possibile, se il personaggio storicamente è esistito, che fosse collocato nel 300 e nel 400, anche se ci sono altri, invece, altri personaggi storici che possono essere identificati con Bianca Maria, che sono invece in piena età moderna, ma a quel punto la leggenda non si regge più tanto. Leggenda, verità, chissà. Tutto è possibile nella Lunigiana. La Lunigiana è rimasta una regione senza città, una regione senza città nella quale però hanno potuto prosperare anche famiglie signorili che invece altrove sono state spazzate via dai comuni cittadini e che invece qua hanno avuto ricchezza, potere e anche una storia molto lunga che solo la Rivoluzione francese e solo Napoleone è riuscito a spazzare via. E in questa storia manca ancora un personaggio che merita la ribalta. Malaspina dopo l'altro, medioevo e guerra, e quel che rimane della storia di una gloriosa famiglia, ma quel che merita l'attenzione è altro.
nel castello di Foz di Novo, è la storia di una donna, di una giovane donna, nata albina, per questo accusata d'essere una strega, per questo indegna d'amare per la società. Ma non per il suo giovane cuore, che perde la testa per uno stalliere. Respira, Bianca Maria Aloisia, respira ancora tra le pieghe del castello. Siamo quasi al termine ormai di questa storia. Storia ambientata tra i merli del castello di Foz di Novo, in una Toscana poco riconoscibile, perché troppo orientata verso la Liguria. Eppure, il piccolo paese di Foz di Novo sembra non essersi mai staccato dagli anni d'oro del Medioevo, quando le stanze del castello erano più vive che mai. Dentro questo castello di Foz di Novo probabilmente ha vissuto, o comunque un Malaspina è stato nel Medioevo un giullare di grande importanza, un trovatore, usiamo il termine giusto. Alberto Malaspina, questo marchese che ebbe a che fare con grandi trovatori delle terre occitaniche e che indica come i Malaspina fossero loro stessi dei uomini d'arte. Ma i Malaspina sono noti come dei mecenate, delle persone che hanno raccolto dentro i loro castelli, delle persone che portavano cultura. Quindi guerra sì, battaglie sì, ma anche poesia. Guerra, battaglie, poesia. Nulla è mancato nella storia dei Malaspina, che ha fortemente influenzato anche questa terra. Da questo nasce un po' il carattere della terra di Lunigiana e della gente che la abita. Oggi il rapporto tra borgo e castello è molto stretto. Per altri motivi, perché oggi il castello rappresenta una grande attrattiva turistica che ovviamente è qualcosa che ha una ricaduta in tutto il nostro territorio. È un castello che oggettivamente è tra i meglio conservati, direi, d'Italia, probabilmente senz'altro il più importante della Lunigiana per quanto riguarda proprio la conservazione non solo delle sue strutture ma anche degli spazi interni. Ho sempre amato tanto il castello, quindi me lo sento come casa mia. Quindi noi ci abbiamo passato delle vacanze magnifiche, noi passiamo qui l'estate con la famiglia. Ma oltre all'estate ci passo molti giorni dell'anno per seguire i lavori di consolidamento, di ristrutturazione, di restauro, sia degli impianti che dei tetti. Quindi lo amo molto e non ci penso. Penso che sia una casa come un'altra, la tratto come una, però effettivamente mi sento molto protetto e molto orgoglioso. Quando i secoli passano e le passioni si placano e i duelli abitano ormai solo nei libri di storia, cosa rimane di quel lontano fragore di spade? Quando le battaglie dei sentimenti sono ormai sepolte sotto i cumuli che la terra ammassa, secolo dopo secolo, cosa rimane delle parole e degli sguardi e della quotidianità di chi si chiamava Malaspina negli anni del Medioevo? Luogo migliore di un castello per conservare il velo impalpabile del